Allora, vediamo un altro mondo molto particolare che abbiamo utilizzato spesso ed è un mondo in cui i ragazzi comunque continuano a fare pratica sullo strumento Minecraft. Allora, vediamo prima il mondo in generale con uno sguardo dall'alto e poi lo vediamo, diciamo, nel dettaglio una zona alla volta. Allora, mi metto in modalità costruzione così posso volare tranquillamente e barra e salgo. Allora, questo è il punto di partenza e il mondo è diviso in quattro zone. E a sinistra abbiamo i pari e a destra abbiamo i dispari, e sono delle zone speculari. E questa che vedete è la zona numero 1, in cui i ragazzi prenderanno confidenza con tutti i materiali di costruzione e le modalità di costruzione. Una volta che i ragazzi hanno diciamo, costruito e realizzato, concluso gli obiettivi prefissati, l'insegnante distruggerà questa porta e i ragazzi si porteranno nella zona numero 2, che è questa qui che vedete indicata con il segno più, queste quattro macro aree. Alziamoci un altro po'. I ragazzi entreranno da questo portone, sempre lato pari e lato dispari. Dovranno costruire dei ponti per oltrepassare questo grande muro e poi stessa cosa tornare al di là di questo muro e comunicare con l'insegnante una volta giunti su questa, diciamo, piccola colonnina di informazione. Quindi questa è la zona numero 2. Nella zona numero 3, l'insegnante abbatterà questa porta. Nella zona numero 3, i ragazzi devono costruire insieme, quindi entrano in gruppo, devono costruire insieme i numeri. Questa è la zona dei pari, zona dei dispari, zona numero 3, zona numero 4, l'insegnante abbatte questa porta che vedete in basso. E fondamentalmente i ragazzi devono costruire delle piramidi su queste zone con i blocchi con i cerchi verdi. Devono costruire delle piramidi. Allora, mi porto al punto di partenza. Perfetto, tolgo la modalità costruzione. Vediamo adesso la zona numero 1. Ok, qua ci sono dei cartelli. Benvenuto nella zona d'apprendimento, benvenuto nella scuola di Allumieri. Questi sono i cartelli lasciati dai ragazzi. Che noia Minecraft a scuola, bla. Nella scuola di Allumieri si impara anche con Minecraft, per fortuna viva la scuola. Con Minecraft niente compiti a casa, purtroppo. Non lasciate l'insegnante da sola nella miniera. Mettiamo schermo pieno per favore. Eccoci qui. Ok, buon divertimento. Allora, ai ragazzi deve essere comunque sempre ricordato di leggere tutti i segnali e tutti i cartelli di informazione, perché lì sono dettagliate le istruzioni e le modalità di gioco. Allora, questa è la zona 1. Tendenzialmente, quando possibile, lasciamo, e soprattutto se c'è spazio nel cartello, delle indicazioni in inglese e le, diciamo, corrispondenti traduzioni in italiano. Quindi, even, questo è la zona dei pari, use this side, odd, zona, i ragazzi a cui è stato assegnato un numero dispari devono entrare da questa parte. Questa porta è chiusa, non entrare, devi completare la zona 1 prima di proseguire. Leggiamo le indicazioni dei pari. I
In questa zona imparerai come costruire oggetti e conservarli in un baule per successive missioni. Leggi il cartello delle informazioni per ulteriori istruzioni. Ok, vediamo il cartello. Dobbiamo costruire i seguenti oggetti: un cartello, sign, una tavola di lavoro, craft table, un baule, chest, fornace, delle torce, un piccone di legno, di pietra e di ferro. Inserisci i picconi e le torce nel tuo baule. Allora, vediamo qua, ci sono altri cartelli, ci sono un sacco di blocchi a disposizione. Usa il legno per realizzare assi di legno per creare bastoni. Crea un cartello utilizzando bastoni e assi di legno, posiziona il cartello sui cerchi verdi. Al fianco del tuo cartello posiziona il tavolo da lavoro, il craft table, la fornace e il baule. Quindi queste sono le indicazioni. Ora, continuiamo a dare un'occhiata a questa zona dei pari. Vediamo un po', volevo cercare. Ok, i ragazzi possono, diciamo, gli vengono assegnati dei numeri. Ogni ragazzo ha assegnato un numero, quindi deducono che in questa zona, in questo cancelletto, entrano e depositano i loro oggetti il ragazzo che ha il numero 2 e il numero 4. Vediamo queste istruzioni cosa dicono. Costruisci che è la stessa che sta al centro. Qua lavoreranno i ragazzi con il numero 6 e il numero 8, 10, 12, 14, 16. Dall'altro lato avremo 18, 20, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Allora, questo cartello non l'abbiamo letto. Hai bisogno di aiuto? Premi il tasto destro sul blocco di teletrasporto per raggiungere la zona d'aiuto dove imparerai come costruire gli oggetti. Guarda gli oggetti da costruire in senso orario. Allora, nella parte dei dispari la situazione è la stessa. Qua qualcuno ha fatto un buco. La situazione è la stessa, soltanto che i cartelli vanno dall'1 al 3 e finiscono con il 29 e il numero 31. Ok, rechiamoci nella zona d'aiuto perché i ragazzi magari tendenzialmente sanno quasi tutti sanno costruire oggetti, altri però no. Quindi come fanno a costruire degli oggetti? Allora, i ragazzi vedrebbero soltanto questa zona, poi sicuramente Benedetta ci farà un tutorial apposito. Andiamo nella zona d'aiuto. Ci troviamo in questa zona. Ok, leggiamo le istruzioni. Guarda gli oggetti rappresentati in questa zona. Inizia con quello alla tua destra e prova a costruirli nella zona d'apprendimento. Passa poi al successivo oggetto sempre andando verso destra. Per iniziare a modellare gli oggetti premi la lettera E. Per tornare al gioco il tasto ESC sulla tastiera in alto a sinistra. Allora, cosa ci dice questo cartello? Ci dice che dobbiamo incominciare a costruire questa cosa qui. Wood planks, assi di legno. E ci dice che se noi clicchiamo il tasto E, accediamo al nostro inventario. Allora, questi quattro quadrati non sono nient'altro che questi quadrati rappresentati nel nostro inventario. Ok? Allora, praticamente, se noi riuscissimo a prendere un qualcosa del genere lo riusciamo a posizionare all'interno della nostra, diciamo, quadrati di fabbricazione, potremmo ottenere che cosa? Degli assi di legno. Analogamente, una volta ottenuti, ecco, dei quattro assi di legno, potremmo ottenere una craft table e così via. Io adesso non entro nel dettaglio di come verranno realizzati questi strumenti perché sicuramente faremo dei tutorial appositi.
quindi torno nella zona numero 1 e concludo questo tutorial della zona 1. E sicuramente poi faremo quello della zona 2, della zona 3 e della zona 4, nonché tutti i tutorial relativi alla fabbricazione dei vari oggetti per quanto riguarda questo tutorial.